Bible tells us a story totally different from the one told in the theology. I just tell what I read, so no one told me what's going on. I just tell what I translate. And all the highest, powerful priests in church knows perfectly what I'm going to tell, because these kind of things sooner or later must be told. They must be told. A lot of people thanks me, and a lot of people are very happy to know the truth, and are very happy to know the truth, and thanks me that Adam and Eve are made by Elohim with genetic engineering. Elohim needed a race of workers, so they started to make experimentation on Homo erectus and Homo habilis, until they reach and they arrive to produce Homo sapiens. Welcome to Business Game Changers. I'm Sarah Westall. I have been completely enthralled by Mauro Biglino. He was a translator for the Vatican, and his message is that what was in the Old Testament, the Jewish book, is not what we think it is. And it was a whole story about how we were created and cloning and genetic manipulation and all sorts of interesting things. And his claim that a lot, or if not all, of the Jewish rabbis know this, and that those that can speak Hebrew and understand Hebrew very well and do the research with the dictionaries and learn what these words really mean, they can also see that what he is saying is true. And so I, on my show page, and here I have links and for you to be able to look at that book. If you speak Hebrew, I wouldn't be able to know if it was true, but I would be really interested for those who can speak Hebrew and would want to put the work into this to be able to verify some of this information. It is information that I'm hearing from all over the place, and it would be really great if scholars came in and, like Mauro, and started to put this stuff together formally for people and tell them what's really written in these things. And I guess there's books all over the planet. You got to listen to this interview and hear what he says. It's the most enthralling, interesting thing I have heard in a while. And like I said, I've heard this from many people. It's just hearing it like this takes it to a new level. So before we get into that, I'm going to show you some more before and after pictures of what hydrogen water can do for you. I am so excited to be involved with C60 and hydrogen water, because I feel so much better and I know it can help so many people. I wish hydrogen water was free. I wish C60 was free. I think eventually it'll be additives of food. I think our water will all be hydrogenated and pH balanced, so it's healthy for our body. We're starting to figure out how we work, and we have so many issues with food and things in our food supply and our water, all sorts of crap that we're bombarded with. And this could heal so many people. I feel so good about it. So here are some before and after pictures with hydrogenated, pH balanced water. So here is a picture of someone with before and after who had chronic constipation. And here's another one with chemotherapy before and after. This is what sold me on Kagan water, hydrogen water, pH balanced water, is the fact that it totally cleans out your colon. That's where a lot of disease and problems occur in people, and cleaning out your colon for me is a big deal. And then the other thing is it neutralizes fluoride, which we all know is a big problem if you've done any study on fluoride in your water. And then also with chlorine, a lot of cities simply add chlorine to get rid of bacteria. It's not good for you. So this neutralizes the effects of chlorine. It does also, it, the
machine is made in Japan, and we all know that the manufacturing process, or if you don't, you can easily read up on it. The manufacturing process in Japan is superior to almost anyone else in the world. Their quality demands on manufacturing is very high. And they don't just get rid of chlorine and fluoride. It gets rid of all sorts of elements that are not good for your body. So if you're interested in getting more information, contact Chip Bontz at his email here, and he'll get you all sorts of information. There's studies and there's videos, all sorts of things that you can look into on this. And like I said, I just wish it was free, but it's not. And until we can get there to the point where it is free, if you have the resources, it would be a great thing to try to get yourself on to some of these things. Get on to hydrogen water. Look into the C60. Hydrogen water is a great alternative. If you can't afford C60, hydrogen water in the long run will be less expensive. So here's, you know, Chip's email. Get some information. So let's get into that interview now with Mauro Biglino. Hello, Mauro and Roberta. Welcome to the program. Thanks very much. Thanks very much to you. I'm so excited to have you on. I saw you a few years ago on another show, and I was completely enthralled. And so when I got the message of possibly being able to interview, I was very excited because this is something I've been, it's a interest of mine, understanding, well, it should be an interest to everybody, understanding human origins and how all this stuff comes together. So we have Mauro, and we have your interpreter, Roberta, which thank you so much for joining us. And can we start first with what your role in the Vatican was? Ma dunque, io non ho lavorato, io ho lavorato per la casa editrice San Paolo, che è la più importante casa editrice cattolica italiana. I worked for the publisher house San Paolo, which is the most important publisher house in Italy. Catholic. Okay, so your role was to translate documents for the Vatican, for their publisher. Il tuo ruolo era quello di tradurre. Era quello di tradurre la Bibbia ebraica. My role was to translate the Jewish Bible for the Vatican. Dalla versione masoretica. From the Masoretic version. Che è quella comunemente accettata e diffusa. That is the one the most popular and the most spread in all over the world. E loro hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente. And they published 17 holy books from the Old Testament with my translation. Oh, of the Old Testament. That's very interesting. Now, were you able to see the Vatican Library and be able to go down there and see all the documents that were there? No, ma non era necessario, perché il mio lavoro consisteva nel tradurre la Bibbia e quindi non era necessario al momento avere accesso ad altri documenti. It wasn't necessary to see all the documents because my job was to translate the Bible, so I wasn't interested in seeing all the documents. E ciò che è interessante è che tutto ciò che ho ricavato l'ho ricavato senza la necessità di altri documenti. And the interesting thing is that all I have translated, I translated by myself, not with the use of other extra documents. Okay, so I was just trying, why I asked that question, I was just wondering what if there were a lot of more documents that the Vatican was holding that had a lot more information that people didn't know about. And I'm assuming the answer is yes, but I wanted to know if you had more information on that. But let's go into what you really have information on. And when you were translating these documents, what did you learn about the Bible, the Jewish Bible, and the Old Testament? Maybe we can start with the Old Testament, that we don't know about, that's not accurate, or that, you know, that you learned. No, I'm going to translate, sorry. Ha detto che siccome non hai potuto avere accesso a queste cose qui, che cosa
hai appreso dalla traduzione del Vecchio Testamento e se era poi veramente come è stata tradotta o se hai scoperto delle altre cose. Ah no, sì, certo. Allora, ciò che si ricava dalla lettura letterale della lingua ebraica biblica. What we are going to have from the lecture of the Jewish Old Testament Bible is È che la Bibbia ci racconta una storia diversa da quella che viene raccontata dalla teologia. that the Bible tells us a story totally different from the one told in the theology. Perché la Bibbia non parla di Dio, nella lingua ebraica non c'è neppure la parola che significa Dio come lo intendiamo noi. Because in the Holy Bible it doesn't exist the word God as we intended. It's not mentioned the word God. What is mentioned? Because God's mentioned a lot in the Old Testament. What is mentioned there? And how did that word God get in there, not being mentioned in the original document? La Bibbia parla di un individuo The Holy Bible talks about one person che si chiama Yahweh, named Yahweh. che è un appartenente al gruppo di quelli che la Bibbia chiama Elohim. That is one of the members of a group that the Bible called Elohim. E questi non sono Dio, And they are not gods. sono individui in carne ed ossa They are men in flesh and blood. che mangiano, bevono, camminano, si sporcano, devono riposarsi, devono lavarsi. And the proper men, like they eating, they must having rest, they drink, they work. E quindi la Bibbia parla di Yahweh perché è quello che si è occupato del popolo di Israele. And the Bible talks about Javé, that is the man that take care of the people from Israel. Quindi è una storia molto concreta So it's a very, very concrete history. che non ha nulla a che vedere con l'idea del Dio spirituale, trascendente, onnipotente. And he hasn't nothing to do with the God transcendent and spiritual. So, who is this person? Is it human beings or is it another race? Another race. What, is it from this planet or is it from somewhere else? Di questo pianeta o Probably from somewhere else. Did they make us or are we natural? Were we here before they came? Ci hanno fatto loro. They make us. And that's in the Old Testament. Yes. Yes. Now, why didn't that get into the translated version? Come? Perché non è stato messo nella versione tradotta? Perché la Bibbia è stata utilizzata dalla teologia per costruire e sostenere l'idea del Dio che la teologia ha elaborato. Because it's sustained from theology to build the idea of theology of it's based on. So how did you know what to give them when the translation was clearly not the same? How did you, I don't, what were they asking of you? Cosa ti hanno chiesto e come hai fatto tu a interpretare che Allora, questi erano. io non ho dovuto interpretare, io mi limito a raccontare quello che leggo. I just tell what I read. So no one told me what's going on. I just tell what I translate. Okay, so you would translate, they would take that translation and then put whatever they wanted into the translated version? Loro hanno messo la traduzione che hanno voluto, quindi nella versione tradotta per Allora, l'edizione. nei libri che ho tradotto io, In the books I translated per loro, for them. non si poneva tanto questo problema perché erano i libri profetici. It weren't that problem because there were prophetic books Oppure sapienziali. or knowledging book. Invece, questo racconto degli Elohim che hanno fabbricato l'uomo si trova nei primi libri della Bibbia.
Instead, this story of Elohim that made man are in the first books of the Bible. Genesis, Exodus. Genesis, Exodus. Interesting. So if we read the first books of the Bible through a lens like that, then we would understand what it meant. Or do you think the translation isn't quite reality? Capito? Se noi leggiamo i primi libri tradotti, come facciamo a capire che non, la loro non è una traduzione reale? Bisogna usare molti dizionari dove You have to use a lot of dictionaries si vede chiaramente il significato di molti termini e where it's written clearly the meaning of a lot of words. soprattutto bisogna stare molto attenti al contesto. And moreover, you have to be very careful in the context of the story of what is written. Perché è il contesto che ci dice che gli Elohim erano individui in carne ed ossa. Because it's the context that tells us that Elohim were flesh and blood men, real men. È il contesto che ci dice che Yahweh non era onnipotente, anzi, era uno dei più deboli all'interno di quel gruppo. It's the context that told us that Yahweh was one of the weakest in that group, so not absolutely the powerful one. È la Bibbia che ci dice i nomi dei suoi colleghi Elohim contro dei suoi colleghi rivali Elohim contro i quali lui combatteva. It's the Bible that told us the name of the, their rivals against he fought with. Perché ad esempio il termine Elohim, Because, for example, the word Elohim, nessuno al mondo sa con certezza come deve essere tradotto. no one in the world knows how it must be translated. Difatti sarebbe bene e molto più corretto e onesto non tradurlo. It would be great and much more honest not to translate this word Elohim. Così si eviterebbero un sacco di problemi e un sacco di discussioni. In this way, you will avoid all the problems, all the arguing, all the discussion about it. Però la teologia ha necessità di tradurlo con il termine Dio, perché altrimenti non sa dove e come inserire Dio. But the theology must translate this word with the word God because it has the necessity to translate this with the word. That is God. It has the strongest willingness to translate the word as God. E queste cose che io sto dicendo non le ho scoperte. And all the things I'm saying, I haven't discovered Io absolutely. non ho fatto nessuna scoperta. Io I haven't discovered anything. racconto quello che c'è scritto. I just told what it's written. E le alte gerarchie della Chiesa conoscono molto bene queste cose qui. And all the highest powerful priest in church knows perfectly what I'm going to tell. Però loro devono sostenere l'esistenza di Dio nella Bibbia perché su questo si basa tutto il sistema di potere che hanno costruito. But they must sustain this theory because they built all the power of the church on this translation. All the theology is based on this translation of the word God. E quindi il discorso è che la mia colpa è quella di raccontare chiaramente quello che c'è scritto. And what they told us that my fault is to tell clearly what was written, what is written, I just translate. So, what do the Vatican think of you talking about this right now? Have you had any contact with them, or has anybody said to you, please stop? Se il Vaticano ti ha detto di smettere o che contatti hai nel Vaticano o se ti hanno imposto No, non mi hanno chiesto di smettere. No, they didn't ask me to stop. Perché tanto queste cose prima o poi le dovranno dire. Because these kind of things sooner or later must be told, they must be told. E allora io penso che sia per loro utile che ci sia qualcuno che magari comincia a dirle chiaramente.
And I think for them that it's very useful that someone clearly tells these things, because sooner or later they have to. I was told that there are high-level people in the church that are secretly wanting you to come out and wanting to promote you to get the story out there. And they agree with you doing what you're doing. Has anybody, do you think anybody else is willing to come forward and say, yes, this is what's going on? Se qualcuno a parte la chiesa di loro ti ha permesso di venire fuori senza fermarti e qualcun altro è contento di dire sì, meno male che l'ha detto Biglino che è venuta fuori la cosa perché non sapevamo come dirla. Beh, io su questo non posso avere la certezza ovviamente, però è probabile che le cose stiano così. Però non ho avuto né permessi, perché non dovevo chiedere permessi a nessuno, e non ho avuto neppure tentativi di essere bloccato, insomma. I didn't have any temptation of being stopped, and so no one asked permission and no one stopped me, but I think that someone must agree with me that the things comes out, but I didn't have any stopped or any intimidation. Okay, so let's get into some from of the stories. Church, dalla chiesa. From the high level church. Perché altre intimidazioni le ho avute. Because I had other intimidation from other people. Ma arrivano dalla base, non dai vertici. But they arrive from the base, not from the high level of the church. Because people don't like knowing that this isn't what they believe with all their heart and soul is not true. They have a hard time, you know. La gente non vuole sapere che tutto quello in cui hanno creduto erano esatto. Cose non vere. È You're così. Right. It's like this. È così. Right. Difatti molta gente è contentissima. Migliaia di persone mi ringraziano. A lot of people thanks me and a lot of people are very happy to know the truth and are very happy to know the truth and thanks me. Ma molti altri non vogliono sentirsi dire queste cose. But many other people must not want to hear this, and they don't want that I'm going to tell this, because they don't want to believe that it could be another story, that it could be another version. E per questo fanno di tutto per, insomma, cercare di fermarmi, di far sì che io smetta. And for this reason, they are trying to stop me. They are trying to do everything is possible to stop me. The base, not the base. Not the, okay. So this doesn't take, but this is something that you said, or I heard that you said, is this doesn't mean that God doesn't exist. It doesn't mean that, you know, all the other elements of what God is isn't true. It just means that our origins and what we thought we were isn't true. Questo non vuol dire che God allora che Dio non sia vero e che no, Dio no, non no. esista. No, non vuol dire. Io di Dio non so nulla, quindi di Dio non parlo. I don't know about God, so I'm not going to talk about God. I can't say if it exists or if it doesn't exist. Questo riguarda la fede dei singoli delle singole persone. This is up to every single person's faith. Io sono solo assolutamente certo che la Bibbia non ne parla. I am absolutely certain that this is not written in the Bible. I'm just translating it and it's not in the Bible. Dopodiché Dio può esistere, può avere creato l'universo, ma non è il mio tema, non è il contenuto del mio lavoro. After this, God could create the universe, could create the people, but it's not concerning my job of translator. La Bibbia non parla di creazione. The Holy Bible doesn't talk about creation. Così come non c'è il termine che significa Dio come lo intendiamo noi. Like it's not in the Holy Bible the word God as we intended to. Così pure non c'è il verbo che significa creare dal nulla. And there isn't the verb create from nothing. It doesn't exist in the Bible. Esiste il racconto di ciò che hanno fatto questi Elohim sulla terra. It exists
The Story of What Elohim Made on Earth. ma che non ha nulla a che vedere con la creazione dell'universo. But there's nothing to do with the creation of the universe. La Bibbia si occupa solo della storia di un popolo, che è il popolo di Israele. The Bible just taking care of the history of one population, the Israel population. Okay, so let's get into some details that are in there. They talk about Adam and Eve. Based on what you read, what is the true story of Adam and Eve? Qual è la vera storia di Adamo ed Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità. Adam and Eve are not the creator and the progeny of human beings. Sono i capostipiti di una razza speciale, They are the master of a di un special. gruppo etnico speciale, They are the masters of a special ethnic group. che gli Elohim si sono fabbricati con l'ingegneria genetica. That Adam and Eve are made by Elohim with genetic engineering. Permetterli a lavorare nei loro centri, To put them, Adam and Eve, working in their centers o loro laboratori, or their laboratories. e quindi questi individui avevano una particolare quantità di componente genetica degli Elohim. So these particular people, Adam and Eve, has a particular component from the Elohim genetic. Per Adamo ed Eva si intende un gruppo di maschi e un gruppo di femmine. And for Adam and Eve, we intended a group of males and a group of females. E la Bibbia dice chiaramente che Adamo non è stato fatto nel cosiddetto paradiso terrestre. And the Bible tells clearly that Adam wasn't made in heaven, in the heaven. Paradiso terrestre. Heaven on earth. Ma Adamo è stato fatto da un'altra parte, poi preso e messo lì. And Adam was made in another place and then placed in heaven on earth. E questo la Bibbia lo dice chiarissimamente, non c'è bisogno di nessuna interpretazione. And we don't need any interpretation of the Holy Bible because this is written clearly in the Bible. And it's a history of how they made us. Now, where did Eve come from? Was Adam created first from a, I mean, are we genetically part of this other race? Or did they take apes and us? Or Adam came from another planet and then was placed here? Or what are we? Chi siamo noi? Se Eva arriva da Adamo o Sì. se sono stati presi da due popoli diversi? Allora, Adamo è un prodotto particolarmente puro dal punto di vista genetico. Adam is a particularly pure product from the genetic point of view. Che loro hanno ricavato dall'Homo sapiens. That Elohim received from Homo sapiens. Questo pare di capire. It's we can interpret it like this. We know like E l'Homo sapiens è comunque this. un loro prodotto. And the Homo sapiens is one of their products. Poi Eva è stata ottenuta attraverso un processo di clonazione usando le cellule di Adamo. And Eve was produced using a clonation cells, cellular cells from Adam. And then they knew how to make a female version of Homo sapien based Quindi on a anche male. la versione femminile dell'Homo sapiens, visto No, che ma era donna. no, 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 c'era già, è stata fatta la versione femminile di quel gruppo etnico, degli Adamiti. So the group called Adamites were male. So with the cell of Adam, they create a female version for the group of female. Ma quindi specifica, è stata una fabbricazione specifica per quel gruppo. So it was a special production for that group.
Perché quando Caino, dopo aver ucciso Abele, viene cacciato, Because when Cain killed Abel and was thrown away, lui dice: "Ma se voi mi allontanate di qui, tutti quelli che mi incontreranno mi uccideranno." because you told me that if you throw me away from here, everyone I would meet there can kill me. E questo vuol dire che al di fuori di quel gruppo era pieno di gente. So that means that beyond that group was full of people. Tant'è che Caino trova delle mogli e costruisce delle città. So Cain find wives and built town cities. Quindi questo vuol dire che le città le ha costruite per degli abitanti. So that means that these cities were built for habitants, for people who live there. Quindi bisogna distinguere bene il gruppo degli Adamiti, che era un gruppo speciale. So we must distinguish very well the Adamite group, that was a special group, Da tutti gli altri. from all the other group. So were there already people on the planet when Adam came? C'erano altre persone sul pianeta quando Adamo venne? Sì. Yes, there were. Anche perché la vicenda di Adamo ed Eva è molto vicina a noi. Also because Adam and Eve's story is next to us, is very, very near to us Può in essere minimum collocata time. tra il 4000 e il 5000 avanti Cristo. It can be placed between 4,000 and 5,000 years before Christ. So what were the people genetically that were already here? How are they different than the people than Adam and Eve were? Erano diverse la gente che era già qui rispetto alla gente di Adamo ed Eva? Adamo ed Eva avevano una parte maggiore di DNA degli Elohim. Adam and Eve had a major part of DNA of the Elohim. Difatti vivevano molto più a lungo di tutti gli altri. And they live longer than all the rest of people. How long did they live? 800-900 anni. 800, 900 years. And how long could regular people live? E quanto la gente normale poteva vivere? 30, 40, 50 anni a quell'epoca. From 30 to 50 years old at that period, at the time. So are modern humans a cross between Adam and Eve's genetics and the genetics that were already here? Tra la genetica degli esseri umani moderni e la loro genetica c'è correlazione? Sì, ormai diciamo che tra gli umani moderni e diciamo gli Adamiti non c'è più distinzione perché gli Adamiti si sono persi in mezzo all'umanità. From Adamite group and the modern human being group, there's no more differences because Adamite group, they're lost between the people. E il patrimonio genetico degli Elohim era molto simile a quello degli Adamiti. And the genetic patrimony of Elohim was very similar to the Adamite group. Difatti, nel capitolo 6 della Genesi viene detto che So in the sixth chapter of Genesis it says that i maschi Adami e Elohim si univano con le femmine adamite e facevano dei figli. male Elohim joined with female Adamite group producing sons, producing children together. Did it say anything about who created the rest of the humans on the earth? Ha detto qualcosa di chi altro aveva creato gli umani che erano già sulla terra. Sempre gli Elohim. There were always Elohim that create the previous people. Gli Elohim avevano necessità di una razza di lavoratori e Elohim needed a race of workers. hanno cominciato a fare esperimenti su Homo erectus e Homo habilis. So they started to make experimentation on Homo erectus and Homo habilis, Fino ad arrivare a produrre Homo sapiens.
until they reach and they arrive to produce Homo sapiens. All'interno dell'Homo sapiens, gli adamiti sono un gruppo molto speciale. Inside the Homo sapiens, Adamite groups is a very special group. E gli ebrei, alcuni almeno, sostengono di essere i discendenti diretti degli adamiti. And some of Jewish tells and they are persuade that they are the directly ascendants from Adamites. But they don't live as long. They don't live to be 800, or do they? Are there people on this planet that live to be long, long lives like the Adamites did? Ma non c'è più gente che vive 800-900 anni. Non mi risulta. It doesn't result that they lived 800-900 years old. Nella Bibbia, nel capitolo 6 della Genesi, In the sixth chapter in the Bible of Genesis. in pratica c'è scritto che in quel momento, in un certo momento, gli Elohim decidono di non dare più il loro patrimonio genetico agli adamiti. In a certain point, Elohim, in the sixth chapter of Genesis, Elohim decide not to give anymore the genetic patrimony to the Adamite group. Di non avere più rapporti sessuali con le femmine adamite. They decide not to have any more sexual relationship with the female Adamites to produce children. E lì c'è scritto chiaramente che quindi la vita degli adamiti diventerà più corta fino ad arrivare ai 120 anni. And it's written clearly that the life of Adamite group was shorter, a lot shorter, just to arrive on average of 120 years old living. E difatti, leggendo la Bibbia, si vede come da quel momento in avanti, And while you continue to reading the Holy Bible from that moment ahead, si vede come la vita dei discendenti di Adamo diventi via via più corta, 700, 600, 500, 400 e così via. you could see how live is shorter. 400, 500, 400, 300. 600, 300. E questo perché Shorter and shorter. Is that as the genes started to thin out? ed è quando la genesi ha cominciato a sfumare. Sì, Yes, really like this. il motivo è che non dando più il loro patrimonio genetico. And the reason is that when they decide not to give anymore their genetic patrimony, Quello che c'era all'interno degli adamiti si è diluito e quindi mano a mano sono venuti meno gli effetti. what's inside the Adamite group became weaker and very light, so that's why they live their life is shorter. What happened to this group of people, the Elohim? Where did they go? Dove sono andati e che cosa è successo agli Elohim? Diciamo che se un giorno si scoprirà che molti di loro sono ancora qui e governano tutto, io non mi stupirò. If one day people will discover that Elohim are still between us and are still rule the world, I won't be surprised at all. Anche perché erano talmente simili a noi, molto spesso da non essere distinguibili. Also because Elohim are very similar to us, to human being, and it's not possible to distinguish them from human being. Lo dice persino l'Apostolo San Paolo. The Apostle St. Paul tells this Dice in una sua lettera agli ebrei in one of his letters to the Jewish people. He says, ricorda di praticare l'ospitalità perché he remember to practice hospitality. dice che magari qualcuno di loro, qualcuno degli ebrei, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di quella razza là. Because he says that some Jewish people, without knowing that it was Elohim, maybe could give host to
to one of these people. E quindi se uno straniero chiede ospitalità, dice Paolo, è bene dargliela perché teoricamente potrebbe essere uno di loro. So, Paul says that if a foreign person asks for hospitality, it would be good to give him hospitality because he could be one of the Elohim. E questa è una cosa che, ad esempio, anche gli induisti al giorno d'oggi dicono. And this is one of the things that Hindi people says nowadays. Che se uno straniero ti chiede ospitalità, è bene dargliela. That if a foreign person asks for hospitality, it's good to give him. Potrebbe essere uno degli dèi. Because it could be one of the gods, one of the Elohim. Perché tutte le culture del mondo conoscevano queste cose qui, perché tutte le culture del mondo ci raccontano la stessa storia. Because all the culture in the world tells us the same story. All the culture in the world say this story. La Bibbia è uno dei tanti libri che racconta questa storia. And the Bible is one of the many books that we have in all the world that tell this story. Quindi non è un libro speciale, non è un libro unico. So it's not a special book, it's not a unique book. È ripeto, uno dei tanti libri che raccontano la stessa storia e in particolare racconta la storia del rapporto tra il popolo di Israele e uno degli Elohim, quello che si chiama Yahweh. It's one, and I repeat, one of the book that tells the story of a person called Yahweh, which is one of the Elohim, and tells his story. But it's not the only book that tells this story. What happened with Noah's flood? What is the translation that you've read? What is the real story? Qual è la vera storia del diluvio di Noè? Allora, il diluvio di Noè è raccontato nel mondo in almeno 650 storie. The Noah's flood is told in the world of at least 600 stories, different stories. E il diluvio della Bibbia è la copia del racconto del diluvio narrata negli scritti dei Sumeri. And the story of Noah's flood told in the Bible is the copy, the exact copy of the story told in the Sumer's books. Quindi anche in questo la Bibbia è uno dei tanti libri che racconta quella vicenda. So also with the story of Noah's flood, the Bible is one of the book that tells the story of the flood. E in questi ultimi anni le scoperte archeologiche che sono state fatte in Oriente. And in the recent years, all the new discovery they made in the eastern part of the world Hanno portato alla luce brought us sulle coste dell'India, sulle coste del Giappone, ad on esempio, Japan coastlines and on India coastline. delle città sommerse sotto circa 90-100 metri d'acqua. Some city below the level of the sea of about 90 or 100 meters underwater. Che sono quindi state sommerse quando c'è stato appunto il grande disgelo alla fine dell'ultima glaciazione. That they were watered with the last glaciation and came at light with the, after the last glaciation. E quindi questo conferma che a un certo momento sulla Terra il livello delle acque si è sollevato di almeno 90-100 metri. And this confirms that on Earth, after the glaciation, the level of the water of the sea increased of 90-100 meters above the previous level. So they increased the water level of the sea. E nei racconti del Medio Oriente, Noè è chiamato Zio Sudra oppure Utnapishtim. And this was the name of Noah was called in the
Story of the Eastern History. Sudra and Unna Pishtim. Okay, was Noah was the flood a natural thing, or did the Elohim cause it through terraforming or something else? Io penso che sia stato un evento naturale. I think it was a natural event, not from Elohim. C'è però un problema. Che But there is a problem. il racconto del diluvio della Bibbia, That the story of the flood told in the Bible, come dicono alcuni rabbini, like some rabbin says, potrebbe essere il racconto di una alluvione locale provocata dagli Elohim, can be a story from a local flood caused by Elohim, che hanno aperto le saracinesche di una diga, that opened a dike, that opened the gap of a dike, per far morire tutti quelli che ci stavano sotto, to kill all the people below this dike, che erano erano una razza mista, frutto delle unioni tra gli Elohim e le femmine terrestri, that was a mixed race between the people from Earth and the Elohim female, e quegli incroci non si sarebbero mai dovuti verificare. And this mixture wasn't meant to be verified, must not be exist. So that's why they caused this flood, to kill a sort of mixture that must not exist. Quindi la Bibbia potrebbe aver messo assieme i due racconti, il ricordo di un grande diluvio. So the Bible can put together the story of a big, big flood and a story of a big, big heavy rain. Assieme a questo ultimo racconto di una alluvione locale provocata. With the deluge, with a flooding caused by Elohim, but for people natural. What was wrong with those people that they didn't want them here? Perché gli stavano, non li volevano, e li hanno perché erano il frutto degli incroci, quindi era una razza mista che non sarebbe dovuta esistere. Because it was a mixed race with human being and Elohim female that must not exist. They didn't think it should exist. But aren't we all kind of a mixed race, or was that race just genetically wasn't what they wanted? Were they too smart? Were they too, what was, they didn't state in the writings? Magari non li volevano perché erano troppo intelligenti, perché li dice anche noi siamo una razza mista, ma noi ci hanno voluto e gli altri li hanno. Perché i capi degli Elohim non volevano che gli Elohim si unissero a fare dei figli con i terrestri. Con le terrestri. Because the chief of Elohim don't want it that Elohim, male Elohim, made babies with terrestrial, with earth female. They didn't want to. Perché i terrestri erano considerati poco più che animali, cioè animali un po' speciali, ma sempre animali. Because human beings on earth were considered just a bit more than animals. So it was low. So the males came and reproduced with the human females, and that's the race they didn't like. Now, when they were creating stuff, did they use the female Adamites to birth what they were looking for? Or how did they create their slave races that they wanted? Come hanno fatto a creare la razza che volevano? Hanno usato le femmine degli Adamiti? Allora, per creare la razza umana hanno usato... Lei voleva non la razza umana. Lei dice per creare la razza bella che viveva sì, 300 allora, anni, sì, okay. Cosa hanno usato? Hanno proceduto all'inizio, hanno proceduto attraverso la clonazione. At the beginning, Elohim and Adamites
proceed with the clonation. I rabbini stessi dicono che la Bibbia parla chiaramente di clonazione. Rabin says clearly that the Bible talks about clonation. Per cui i rabbini non si stupiscono quando noi procediamo con la clonazione. So rabbins are not surprised when we decide to proceed with clonation. Perché dice la Bibbia la conosce da almeno 4.000 anni quel procedimento lì. Because it says that in the Bible this procedure is known since 4,000 years almost. Quindi per loro è normale. So for they it's a normal situation, the clonation procedure. E anche per me, leggendo la Bibbia, è normale. And for me the same. When I'm reading the Bible, it's the same, it's normal. Wow, so they wanted cloned humans. They didn't want us to have random humans through having, the natural process of having sexual intercourse. They wanted cloned humans that they could control the genetics of. Loro volevano clonare la gente e controllare gli esseri umani, ma con la clonazione, non con il rapporto sessuale che Sì, porta. questo riguarda soprattutto gli adamiti. This is regarding, moreover, the Adamites, that they want to clone people not with the normal sexual reproduction. Che non si sarebbero dovuti riprodurre gli adamiti. Because Adamites must not reproduce. Invece il problema è che Eva The problem is that Eve ha avuto rapporto sessuale con uno di loro. had a sexual relationship with one of them, one of the Adamites. No, 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 one of the Elohim. Sorry, one of the Elohim. Con Scusa. uno degli Elohim e probabilmente Caino è figlio di Eva e di uno degli Elohim. And probably Cain is the son of Eve and one of the male Elohim. E alcuni rabbini dicono che Eva ha subito una violenza sessuale. And some rabbin says that Eve was raped. Eve submit a sexual violence. So, what is the story of Eve eating from the tree of knowledge and then being cast out? Qual è la storia che Eva è stata cacciata dal, ha detto Sì, l'albero della sì, conoscenza, ok. dall'albero. Allora, il peccato originale The original sin, nella Bibbia non esiste. it doesn't exist in the Bible, it doesn't exist. Il gruppo degli adamiti è stato allontanato. The Adamite group was pushed away Proprio perché hanno cominciato a riprodursi. E just because they started to reproduce themselves. questo non doveva avvenire. And this must not exist, must not happen. Quindi questo è il motivo per il quale sono stati allontanati, perché diventavano non più controllabili. So this is the main reason why they've been pushed away, because they started to begin not more control, they don't have any more control on them. Okay, so they see us as just above animals. Are Loro they vedevano solo come incredibly sistema. more intelligent than we are? Sono così tanto più intelligenti loro di noi da considerarci come delle bestie? Allora sì, adesso no. At the time they consider us as animals. Now not anymore. We are sort of evolving. Io penso che adesso noi siamo pericolosi per loro. I think now we are dangerous to them. Perché siamo sfuggiti al controllo. Because we are not anymore under control. Sia dal punto di vista dell'intelligenza che dal punto di vista numerico. From the point of view of numbers of people, I mean, and also from the point of view of our intelligence. Questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali non si fanno vedere. And this can be one of the reasons because they don't want to show themselves. Però il sistema finanziario che governa tutto il mondo But the actual financial system that rule in all the world è quello descritto nella Bibbia, is the one that was described in the Bible. applicato alla perfezione.
It's applied Perfectly. perfectly. It's perfectly figured out. Does the Bible state that they're afraid of us now because of our numbers and the fact that we're becoming more intelligent and figuring things out? È stato detto nella Bibbia di questo problema che la gente poteva essere più numerosa e diventare sempre più intelligente? Sì, è stato soprattutto posto il problema. In the Bible was the problem, the question was posed, Quella fondamentale a fundamental question era che gli Adamiti non avessero accesso was that Adamite group must not have an access to alle pratiche che garantiscono una vita, che garantivano una vita molto lunga. the procedure that give a very, very long life. E questo avrebbe impedito agli Elohim di tenere sotto controllo gli Adam. And this could not let Elohim to have a control on Adamite's group. Difatti, quando Eva ha il suo primo rapporto sessuale con appunto quello degli Elohim, uno degli Elohim, In fact, when Eve had his first sexual relation with the first of the men of gli Elohim nella Bibbia dicono chiaramente, Elohim in the Bible says clearly, adesso l'Adam è diventato come uno di noi. E now Adam is like one of us. quindi va allontanato perché non abbia accesso al cosiddetto albero della vita, cioè So, a quelle tecniche che garantivano la vita lunga come quella degli Elohim. Adam must not have the access of the tree of Genesis and of the tree of life. So, we must do our all the things not to let Adam to have the access to the longer life practice. To the practice that give a very long life. And why not the long life? Because I know that we're on the verge of figuring this out to the point where we're going to double, triple our lifespan. Is it because we mature and start to figure things out and we become a much different race at that point? Is that why they were afraid to let us live longer? E perché hanno voluto a tutti i costi impedire la vita lunga, perché noi abbiamo cominciato a maturare, perché noi abbiamo cominciato a avere la ragione e a discostarsi da quello che loro volevano da noi. Sì, e quindi esatto. It's for the reason you've just told, that because we get immature and we start to think to live in a different way that they would, E that se avessero avuto la vita lunga, sarebbero diventati uguali in tutto agli Elohim. So, if these people had a longer life, they would be the same as Elohim, and Elohim didn't want to. Perché gli Elohim avevano una vita che durava alcune migliaia dei nostri anni. Because Elohim had a life that lasts about 1,000, 2,000 And years more. and more compared to our age. Because our age is what limits us to being in this perpetual childish state, and we need to live longer in order to be able to operate differently. And they know that, and so they purposely kept us dying at a young age. Well, why are they allowing us to figure, or maybe they don't have control over us, but we're starting to figure it out now. Does that scare them? How do you, I mean, I guess you wouldn't know. Do you know? Come mai hanno voluto farci morire giovani e tu come interpreti il fatto che prima ci danno la vita, poi non gli va bene e vogliono vivere, far morire la gente? Allora, dobbiamo sempre distinguere tra gli Adamiti e il resto dell'umanità. We must distinguish very well the Adamite group from the rest of the human being. L'umanità non ha mai avuto la vita lunga.
The human being never have a long life. La vita di 800-900 anni era solo degli adamiti. Degli adamiti. Life last 800-900 years old was only from Adamite's group. E quando questi hanno cominciato a riprodursi, And when they started to reproduce themselves. se avessero anche avuto accesso a quelle pratiche genetiche che noi oggi conosciamo, che garantiscono la lunga vita, sarebbero diventati totalmente incontrollabili e potenti come gli Elohim. If the Adamite group had at the time access to the genetic practice to have a very, very long life, they now could be like the Elohim. And of course, the Elohim didn't want to because they wanted to be unique. Who do you think wrote the Bible based on how it's written? Was it written from the perspective of human beings or from the perspective of the Halloween? La Bibbia è scritta dalla prospettiva degli Elohim o degli umani? La Bibbia è stata scritta dalla prospettiva del popolo di Israele. The Bible was written from the point of view of Israel people. Quel popolo ha raccolto le memorie della sua origine. That people told and recorded the memories of that ancient people. Ha voluto fare in modo che non scomparisse quella memoria. They didn't want that this story, these recorded memories didn't disappear. Ha cercato di presentare il suo Elohim come il più importante. They tried to introduce their Elohim as the most important Elohim. E ha presentato se stesso attraverso questo libro come il popolo prescelto. And towards this book, with this book, they introduce themselves as the most important people and the story seen as their eyes from Ma Israel people. tutti i popoli di allora avevano il loro, ciascuno aveva il suo Elohim. But every people of that years has his own Elohim. E tutti i popoli ci hanno lasciato il ricordo del loro rapporto con il loro Elohim. And all the people let at the time the memory of their relationship with each one of their Elohim. Everyone has a Elohim in the story of every people. E anche la Bibbia ci dice i nomi di altri Elohim. So the Bible tells us the names of other Elohim, not only one. Per esempio, ci dice che l'Elohim dei Moabiti. For example, the Bible says that Moabiti Elohim Era Kamosh. was Chemosh. E i Moabiti erano cugini degli Israeliti. And the Moabite were cousins of Israeli people. Così come pure gli Ammoniti erano cugini degli Israeliti. So the same Ammoniti were cousins to Israeli. E il loro Elohim si chiamava Milcom. And Milcom was their Elohim name. E sia Milcom che Kamosh combattevano contro Yahweh per controllare il territorio. And both Milcom and Amosh fight against Yahweh to control the territory. Erano lotte continue in famiglia. Quindi They were fighting between the same family all the time. Yahweh non era che uno, era solo uno dei tanti. So Yahweh was one of the many people Era quello che si occupava del popolo di Israele. Yahweh non si è mai interessato dell'umanità perché non è Dio. Yahweh is not God. Yahweh wasn't interested in human being, was interested only in Israel and in his population, not to the human being. So each group was the most important to them, and they created different
groups, the different Halloween credit, different groups all over the planet. Hanno creato differenti Sì. gruppi. Yes, yes it is. Avevano anche molti laboratori distribuiti nel pianeta. They had a lot of laboratory spread all over the planet. Ne avevano in Medio Oriente, They had in the eastern part of the world. ne avevano nel continente americano, They had in USA. ne avevano in Asia. They had in Asia. Di uno dei loro laboratori che avevano nel Mediterraneo parla Omero nell'Odissea. In Homer Odyssey, it says that there was a laboratory in the Mediterranean Sea. What did they do with us? Why? Why were they creating us? Perché ci hanno creato? Cosa hanno fatto con Perché noi? dovevamo lavorare per loro, questo non, ce lo dicono i racconti del Medio Oriente. The Middle Eastern tales told us that they create us, they made us to work for them. Perché e le loro categorie più basse degli Elohim erano costrette a lavorare nelle miniere e si sono ribellate. Because the lowest category of Elohim must work in their mining, in their miners, and they had a revolution, they rebelled themselves, so they create us, the human being, to work to replace them. E allora, dopo quella ribellione, i comandanti degli Elohim So after that rebellion, the chief, the captain of the Elohim, hanno detto: bisogna che troviamo qualcuno che lavori per noi. said that we must find somebody to work for us. E allora uno dei due figli del comandante dell'impero. So one of the two sons of the empire, of the commandment, of the captain of the empire, Quello che si chiamava Enki the one called Enki. ha detto: ma su questo pianeta c'è già qualcuno che può lavorare per noi. He told that in the planet there was already some person that could work for us. Basta che ci mettiamo dentro un pezzo nostro. The only thing needed was to place a small piece of us in that person. E hanno cominciato a fare gli esperimenti. I And they started to do experiments. primi esperimenti hanno prodotto degli individui che non funzionavano. The first experiment produced some, I used to call men, some experiments that didn't work. Per esempio, alcuni non riuscivano a chiudere le mani. For example, some of them can't close the hands, can't. Altri non trattenevano l'urina. Some other people can't control urine, can't control wee-wee. Altri avevano la cassa toracica tutta storta. Some other people have the body all Colonna vertebrale. the vertebral column not straight, the vertical column not straight, E così via, fino a che all damaged. sono arrivati a produrre quello che funzionava. Until they arrive to produce the perfect one, the one who works for their aims. E nella lingua sumera questo qui si chiama Adam o Adamu. And Adam o Adamu is the name of the Sumerian language. Ed è definito anche Lulu, che significa miscelato. And Lulu is another definition that means mixed, melted. Perché è fatto tra il DNA dell'Homo erectus e il DNA degli Elohim. Because it was made from the DNA of Homo erectus and Elohim's DNA. Now, is this all written in the Bible that you translated? All this stuff is there. Tutta questa roba è scritta nella Bibbia e tu l'hai No, allora semplicemente quello che ho tradotta. raccontato adesso, ho detto prima, che si trova nei racconti medio orientali. All the things I'm going to tell you now are in the Eastern, the Middle Eastern tales,
Not in the Bible. Nella Bibbia si parla della clonazione. In the Bible is only written and we talk only about clonation. Del fatto che hanno fabbricato Adamo con il loro DNA. Regarding the fact that Adam was produced with their DNA. E che Eva è stata fatta usando cellule di Adamo. And Eve was made using Adam's cells. Difatti, quando fabbricano Eva When they produced Eve, e gliela presentano, cioè gliela portano, and they brought Eve to Adam, Adamo dice letteralmente: Adam literally says, finalmente. Oh, finally, Questa è osso delle mie ossa e carne della mia carne. this is flesh and blood of myself. Perché prima gli hanno presentato altre femmine che a lui non andavano bene. Because before Eve they introduced him other female version that he didn't like E difatti nei testi ebraici c'è scritto: it. And in the Jewish tales, in the Jewish text was written. che prima di avere Eva, Adamo aveva rapporti sessuali con tutti gli animali. That before possessing Eve, Adam had sexual relationship with all the animals. Ricordo che parliamo sempre del gruppo degli Adamiti, perché la Bibbia si occupa di questi, non dell'umanità intera. But I want to point out that I'm talking about the Adamite group, not the human being group, the Adamites. So when they brought other females, did they not look like humans? Were they not completely like Adam? Is that why he didn't like them? Come mai Adamo non gli piacevano le altre donne? Secondo lei dice perché non avevano l'aspetto degli esseri umani? Perché erano ancora più simili, diciamo così, per semplificare, alle scimmie. Because Adam didn't like them, because to simplify the procedure, they were similar to monkeys, to apes. E invece gli Adamiti erano molto più simili agli Elohim, così come molto più simile agli Elohim è ormai la razza umana. And Adamites and human race, human beings, are much more similar to Elohim than not this sort of production nearer to monkeys or apes. So the story that is in that Bible, the Jewish Bible, is just for Israel and just that area of the planet. There's all sorts of different areas and different stories that give you a more complete picture of what was going on. Hai capito? Sì. Vabbè. Allora, C'è una visione globale. tutti i popoli della Terra, cioè in tutti i continenti della Terra, In all the continent of the world, of the earth, c'è il racconto dei figli delle stelle che hanno fabbricato l'umanità. there is a tale of the children of the stars who produce human beings. E quindi tutti ci raccontano la stessa storia. And everybody tells us the same story. What do you think of Antarctica? All the things that they're finding there now, and the fact that world leaders are going down there urgently to check things out. What does that have anything to do with, or do you have any insights onto what that might be? L'Antartica ha qualcosa a che vedere quello che succede adesso con quello che poteva essere successo all'epoca? Diciamo che nell'Antartide ci potrebbero essere i resti anche di antiche civiltà presenti prima che fosse ricoperta dai ghiacci. In Antarctica, it's possible that now we can find some elements of people that was lived at the time before it was surrounded by ice. Perché gli Elohim frequentano la Terra sicuramente da alcune centinaia di migliaia di anni. Because Elohim are on Earth since 1,000 3, Three, 4,000. 4,000 years.
1000 migliaia, ah sì, Yeah, migliaia, eh? Sì, ok. E of forse da milioni di anni. and maybe millions and billions of years. So, do you think the Vatican has a lot more documents that would paint this story for us to understand? Pensi che il Vaticano abbia custodito da lui un sacco di altri documenti che non ci dice e che raccontano quello che tu hai scoperto, cioè la storia che è stata detta finora? Il Vaticano sicuramente possiede molti documenti relativi alla storia dell'umanità, perché il Vaticano non butta via nulla, perché chi possiede la conoscenza controlla il potere. For sure, Vatican has a lot of documents about the human history because and he they don't throw away anything because the people who possessed the knowledge has the power. Are the Elohim, are they good? Or do they care about the human race at all, other than as animals? You mean the Vatican? The Lo credo. Elohim. Ah, ok. Non ho sentito. Ha chiesto se sono buoni, Se sono buoni se... Sì, e basta. allora all'interno Con quegli esseri umani. all'interno del gruppo degli Elohim ci sono le stesse differenze che ci sono tra di noi. Between the Elohim group, there are the same differences that are in our group, in human being group. Yahweh era un militare e faceva solo quello. Yahweh was a military man, was in the army, and he did only the military man. In ebraico, nella Bibbia, è definito Ish Milchama. That's the name of the Jewish version. Ish Milchama, che significa uomo di guerra. That means man of war. Quindi noi abbiamo dalla Bibbia il racconto di quello lì. So from the Bible we have the tale of him. Però noi abbiamo dai racconti di altri popoli, But from other people's tales we have abbiamo la testimonianza del fatto che esistevano Elohim. we are witnesses that exist some Elohim Che amavano la musica, that they love music, l'arte, art, la cultura, culture in general, la letteratura, literature, le arti, appunto, l'abbiamo detto, fine e art. quindi c'erano tra di loro le stesse differenze che ci sono tra di noi. So between them there were and there are the same differences as now we have. Per esempio, uno dei due figli del capo dell'impero ci amava. For example, one of the two sons of the chief of the empire loved us. Invece l'altro, il fratello, tendeva esclusivamente a sfruttare l'umanità. But his brother, for example, just try to take advantages from human beings. Il nome del primo è Enki, The first name is Enki. il nome del secondo è Enlil. The second Enlil. This is so interesting. So what could people get copies of that original book and see that the translations are real? Like what you're saying is real? I mean, do we have access to that original work? Abbiamo accesso al lavoro originale, da dove è stato preso. Le mie traduzioni? Sì. Sì, certo. Yes, you can have access of the book that I translate. È la Bibbia Stuttgartensia. That's the name of the original book that I translated. Okay, so I will put that up there. Is there any place that people could get that? Is it online or anything? And what language is it in? In che linguaggio è scritto? Ebraico. Jewish, Ibrio, Ibrio. Hebrew. Okay, so anybody that can speak Hebrew could feasibly translate it and see the same thing that you're seeing. Chiunque possa parlare e tradurre l'ebraico può trovare le informazioni che tu hai trovato. Sì? Yes, it is.
Ok, would you email me that link so I can have it Infatti up here sono for molti people? che ce l'hanno queste informazioni, eh? There are a lot of people who have this information. Ok, chi parla ebraico può avere queste informazioni, ma tu dicevi non tutti. Stavi Ah no, dicendo la domanda. sì, difatti allora moltissimi sono i rabbini che dicono le cose che dico io. A lot of rabbins say the same things that I'm going to say, that I'm saying. Per esempio dicono che la Bibbia parla di ingegneria genetica. They say that the Bible talks about the genetic engineering, Parla di clonazione. talks about clonation, Che nella Bibbia non si parla di creazione, that in the Bible it's not mentioned at all about the creation. che nella Bibbia non c'è il termine che significa Dio, That in the Bible there isn't the word God. che nella Bibbia non c'è il termine che significa eternità. The word God is not in the Bible. The word eternity is not in the Bible. Il verbo creare non c'è nella Bibbia. The verb to create is not in the Bible. I cherubini erano dei robot. The cherubims were robots. E la I'm Bibbia sorry, parla oh, di I'm sorry, hold on a second. Who were robots? i cherubini. Cherubins. Oh, so there was The angels, robots. cherubim. The angels, the Oh, cherubims the angels were angels, were robots. the angels were robots. The angels, named cherubins, were robots. What did they look like? Erano macchine monoposto per volare. They looked as a machine car with one seat made to fly. E Yahweh ci volava stando seduto sopra come si sta seduti a cavallo. And Yahweh flew with this machine, flew, sorry, with this machine, like when you ride a horse. Oh, so they were called caravans. Is it, but those were what they called the angels? The No, 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 machines? no. Not caravans, cherubim. Okay, but that's what they called the angels, were these flying machines. Cosa? Gli angeli volavano sulle macchine volanti? No. No. No, it was Yahweh that flew on the car machine, not the angels. Okay, well, who were the angels? Gli angeli erano il rango, la classe militare inferiore all'interno del gruppo degli Elohim. The angels were the lowest class in the Elohim group. Erano quelli che portavano gli ordini. They were the men supposed to bring around the order. Ok, so Erano could i guardiani, i controllori. they were like the guardian angel, the controller, the guardian, the controller, the guardian angel. Okay, well, keep continuing with your thing when I cut in with who were the robots. Erano robot, quindi No, i dicevi. cherubini solo. Only the cherubims. Okay, well, The angels. I was hoping you would continue on your thoughts when I asked who those robots were. So if you could continue where he was explaining eternity and going, Non c'era l'eternità, non c'era, se continui la risposta sua. Sì, Quindi non c'era allora, la creazione, la sì, la clonazione. Bibbia conosce, parla di ingegneria genetica. The Bible talks about genetic engineer. La Bibbia parla di clonazione. The Bible talks about clonation. La Bibbia non è un libro di teologia. The Bible is not a theology book. Non è un libro di religione. Is not a religion book. Queste sono tutte cose che vengono chiaramente dette da molti rabbini. These are the most of the things that were told from rabbins. Wow, this is really interesting. So where can people learn more about you and your work? Dove la gente può conoscere te e il tuo lavoro? Sul sito? Sì, nel sito maurobiglino.com. From the website www.maurobiglino.com.
Okay, excellent. Thank you so much. And hopefully we can have you back at some point to dig into more of this. I mean, I could talk to you for hours. Thanks a lot. Potrebbe parlare con te per ore e Ah, parlare per ore. ok. Grazie di essere stata con noi. Ma magari vi che potremo farne un'altra più avanti. We can make another interview in a few months. Quando uscirò col mio primo libro negli Stati Uniti. When I will come out with my first book in the Che USA. è già pronto. That is ready. It's almost ready. Okay, well, perfect. That would be a perfect timing. So thank you so much for joining me and Thank you, Sarah. have an amazing day. And you, same to you. Ciao. Bye. Ciao. Hi. Bye.